seguendo un po' questo percorso, ci sono due altre considerazioni fondanti che mi pare tu risottolini spesso con grande chiarezza, no? La prima è quella del bene comune come relazione qualitativa in una dimensione anche olistica, e quindi il tema della relazione tra i beni comuni, ambiente, natura e quant'altro. E l'altra questione è quella della legittimazione e riconoscibilità del bene comune attraverso i processi di conflitto. C'è cito dal tuo libro Beni Comuni questa frase: ogni volta che una comunità ritrova una ragione di coesione nell'opporsi a un modello di sviluppo sbagliato, promuovendone uno più giusto, lì nasce il bene comune. Anche qui sono, appunto, io ho cercato sostanzialmente di scrivere un libro che fosse, che è in effetti un libro che riflettesse quella che è stata un'esperienza principalmente di militanza, cioè ho avuto meno tempo, se vuoi, di leggere, ho letto ovviamente i classici sull'argomento, ho fatto la mia ricerca di università perché questo so fare di lavoro, però è stato sicuramente un libro che non avrei potuto scrivere se non fossi stato sul territorio, se non avessi girato come un matto per tutta Italia per tanto tempo intorno diciamo al referendum sull'acqua. La conflittualità è un elemento fondativo, perché naturalmente i beni comuni noi li riconosciamo soltanto quando ci vengono sottratti. E questo è un punto, io facevo l'esempio, un esempio molto banale e molto semplice, ma che ho fatto ogni volta, che funziona, è quello del lavoro domestico, no? Il lavoro domestico ti accorgi che è stato fatto soltanto quando non è fatto più. Quando tu torni a casa, nessuno ha lavato i piatti, nessuno ha fatto i letti, nessuno ha pulito il pavimento, dici: ah, ma c'era qualcuno di solito che lo faceva, no? E se invece vai a casa e trovi normalmente i piatti lavati, il tetto fatto, non ti sembra che sia un lavoro, ti pare una cosa normale. E questo è una cosa che, voglio dire, dal punto, è molto importante, perché dal punto di vista, soprattutto adesso che stiamo discutendo di lavoro, no? Di riforme, di visioni anche della società basate su una strutturazione del lavoro come merce nel modo più assoluto, sarebbe invece importante mettere sul terreno una visione del lavoro altra, no? Una visione del lavoro molto più complessa, che non è soltanto il modello, il momento di alienazione, ma è tutto ciò che rende in qualche modo l'esistenza collettiva possibile. Quindi qui si aprono degli scenari di riflessioni abbastanza interessanti. I beni comuni vengono riconosciuti nel momento in cui la comunità li vive come tali. A me è capitato, dopo il referendum, mi sono capitate due esperienze veramente interessanti che sono qui per condividere, che voglio condividere con voi. Una è stata il giorno 22-23 di giugno, quindi poco dopo il referendum, vengo invitato al Teatro Valle Occupato di Roma, che è un teatro che sta dietro il Senato, che era stato occupato il giorno dopo il referendum, ed era stato occupato il giorno dopo il referendum con un cartello che diceva: come l'acqua, come l'aria, anche la cultura deve essere un bene comune. E allora mi hanno invitato per via della mia esperienza alla campagna sull'acqua, e ho ragionato con questi ragazzi, con queste ragazze, con questi compagni, di quale fosse il senso di individuare la cultura come bene comune, quale fosse il modello di condivisione, il modello relazionale, il modello qualitativo, il modello di lungo periodo, il modello di una visione, di trasmettere, come dire, la nostra immagine di noi stessi ai posteri e di ricevere un'immagine del passato. Insomma, ho cercato di far vedere in quella sede come bene comune, che normalmente viene immaginato, no, come, che so io, la battaglia importantissima che viene fatta per impedire una circonvallazione autostradale, piuttosto che la costruzione, una distruzione di territorio per costruire un supermercato. Insomma, queste battaglie, diciamo, ecologiche fondamentali, basate su una visione materiale, no, del bene comune, del territorio, per esempio. Ecco, come potesse essere viceversa qualche cosa che si collocava anche in un luogo altro, no? Che era il luogo sostanzialmente del sapere, il luogo della cultura, della conoscenza, in un momento molto importante che stiamo vivendo, che è quello della strutturazione dematerializzata del capitalismo. Noi possiamo sicuramente parlare di crisi adesso, perché c'è un elemento di crisi, ma io penso che sia più importante prendere in considerazione il fatto che noi ci troviamo di fronte a una trasformazione strutturale
del modello capitalistico, che è andata sempre di più nella direzione dell'astrazione, nella direzione che è stata chiamata di capitalismo cognitivo, e che presenta una nuova gigantesca opportunità di recinzione di beni comuni da parte del capitale, cioè che riproduce, come dire, nel mondo virtuale quelle stesse logiche di spogliazione, quelle stesse logiche di rapina, no, che all'inizio della modernità erano state utilizzate nei confronti dei territori che erano abitati dai popoli in tutti i luoghi, no, le foreste, queste cose qua. Quindi c'è una trasformazione di questo tipo. Da quella riflessione sulla cultura come bene comune era nata anche lì da un atto di conflitto, no? Da un gruppo di lavoratori precari dello spettacolo che si erano ribellati all'idea che questo teatro potesse diventare, essere privatizzato, venduto e diventare sostanzialmente un luogo di mercificazione della cultura. Quell'atto di ribellione ha dato vita a una percezione di quel teatro in particolare, poi è un teatro molto importante, molto simbolico, molto antico, molto bello, quindi portatore di tutta una carica particolare, ma più in generale della cultura come bene comune, che ci ha portato a elaborare nel tempo un'immagine anche istituzionale di come avrebbe potuto essere tradotta quell'occupazione. Per cui oggi, a quasi un anno di distanza dall'occupazione del Valle, c'è in campo un progetto di fondazione partecipata che è nata dal basso, che ha messo sul terreno un'alternativa, una visione alternativa della cultura e del teatro, che ha portato questo luogo a vivere molto bene nell'ultimo anno. E quella è stata, secondo me, un collegamento dell'esperienza dell'acqua con un'esperienza apparentemente molto diversa, ma che la categoria concettuale dei beni comuni riduce all'irrinunciabilità. Una cosa molto simile mi è capitata poi in Valle di Susa con la questione del treno ad alta velocità, che è una questione nella quale anche lì il territorio in una prima fase era il bene comune difeso da questa collettività, ma strada facendo, collegandosi strutturalmente con altre battaglie, è lo stesso modello di sviluppo che entra in discussione. Cioè, entra in discussione radicalmente il modello di sviluppo delle grandi opere, il modello di sviluppo basato sulla concentrazione di capitali al fine di fare un'opera per il sol fatto di farla, gli aspetti corruttivi del rapporto tra pubblico e privato quando si muovono nel quadro delle grandi opere e dei grandi appalti, e la sperimentazione, come dire, di pratiche di governo dei processi decisionali, in quel caso di un processo di resistenza molto forte nel quadro di un modello politico senza una leadership centralizzata, quindi nel quadro di un modello politico in qualche modo diffuso, di un governo di quei processi che sono processi di lotta anche molto difficili, che stanno dando dei buoni risultati fra il resto, al di fuori di quella che è la logica tradizionale, no, della concentrazione del potere tipica dei partiti, e poi parleremo magari un attimo anche di questo aspetto. Quella questione lì del territorio come bene comune prima, e poi del NOTAV in generale come bene comune, no? Un'opera da 30 miliardi di euro costruita sulla base di menzogne, come se con tutto il popolo italiano che pensa che l'Europa ce la regali, quando l'Europa non ha ancora promesso neanche un centesimo relativo a quell'opera lì, quando sostanzialmente non è stato fatto mai un piano finanziario, non è mai stato fatto un piano industriale, cioè mancano tutti quei presupposti di buonsenso con cui il buon padre di famiglia investe i soldi di tutti. Cioè, se io 30 anni fa ero ricco, o immaginavo di essere ricco, vedo una bella villa e me la voglio comprare, e 30 anni dopo sono diventato povero, quella villa non me la compro più, rinuncio a quella villa per dare comunque da mangiare qualcosa di diverso da pane e cipolle ai miei figli, no? Invece qui c'è quest'idea in qualche modo di una decisione presa che non si può più discutere, che nulla a che fare con il merito della questione del trasporto, ma che ha a che fare viceversa con la strutturazione di un potere decisionale, cioè con la rivendicazione di un potere che può decidere e deve andare nella direzione decisa, capusta non capusta, no? Come dicevano i colonialisti piemontesi quando occupavano l'Eritrea, no? Costi quel che deve costare, non importa, ma questo va fatto. Ecco, anche lì, no? La nozione di beni comuni collega quella piattaforma con altre vertenze e ha sicuramente contribuito a portare la questione della Valle di Susa un pochino al di fuori, no? Di quello che era questa specie di cittadina di Asterix nella quale era stata rinchiusa, e soprattutto di sbugiare
ritardare quel processo diffamatorio generale dell'opera che stavano facendo queste persone in valle, che era effettivamente in corso. Tutto questo produce conoscenza, tutto questo produce cambiamento di opinione pubblica, ed è molto importante, per esempio, lì si di nuovo un'altra analogia rispetto all'acqua, che importanti commentatori che fino a pochi mesi fa erano, come dire, come tutti, convinti che questa cosa del no-TAP fosse una specie di capriccio della comunità locale che non voleva un grande regalo dall'Europa, stanno incominciando a scrivere, a prendere posizione. Abbiamo avuto interventi importanti di Salvatore Settis, interventi importanti di Stefano Lotà, interventi importanti anche su media borghesi, diciamo, da parte di persone che stanno incominciando a dire: ma qui c'è una questione che ci riguarda tutti. Ecco come quindi l'avvertenza, vedi, la consapevolezza della situazione, che può venire soltanto dalle comunità locali, perché la distanza dal territorio da dove succedono le cose ovviamente limita le nostre capacità di percezione. La comunità locale percepisce il problema e, non arroccandosi su se stessa, quindi lontanissima da quel comunitarismo esclusivo, no? Un po' becero, un po' leghista, no? che sta proprio nel discorso dominante. Io mi ricordo sui giornali qualche giorno fa c'era scritto: oddio, c'erano i padovani durante le contestazioni in Valle di Susa, no? Come se la Valle di Susa potesse essere difesa soltanto dai valsusini, no? In forma, una specie di purismo della battaglia per renderla legittima, che va di pari in passo con la professionalizzazione di tutte queste cose. Io sono stato a un dibattito televisivo una settimana fa, una cosa del genere, con un deputato del PDL locale, che mi diceva: ma professore, lei è professore di diritto civile, mica di ingegneria ferroviaria. E io a parte gli ho chiesto: ma scusi, lei invece è un professore di ingegneria ferroviaria? E io ho chiesto: non pensavo che un cittadino dovesse essere un ingegnere ferroviario per poter protestare di come sono organizzati i treni, no? C'è quest'idea, no? Per cui di cose di forze armate parlano solo i militari, di sanità solo i medici, di tunnel soltanto gli ingegneri, no? Che fa parte, vuol dire, di un dispositivo ovviamente volto a distruggere la conoscenza critica. La conoscenza critica, che è conoscenza diffusa, che è conoscenza condivisa, di nuovo in Valle di Susa c'è una conoscenza straordinaria da parte delle popolazioni di quelle che sono le dinamiche sul territorio, è secondo me la forza che può farci vincere tante di queste battaglie, magari anche poi la battaglia finale.